Ciao, ho fatto questo ingresso sempre a Giulia Cross qualcosa perché mi fa troppo ridere quando fai video. Questo è un video a tema cibo. Dove siamo? Siamo a Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. E oggi proviamo cosa c'è nel McDonald's. Però prima ringraziamo il ragazzo che mi ha gentilmente fatto fare il video. Thank you. Bye, thank you so much. Non so se avete notato, ma erano indiani. Perché qua siamo pieni di indiani. Ma come mai è importante questa cosa? Perché la Malesia è per il 70% di religione musulmana, per il 20% buddista, per il 10% induista e per il restante altro 10% cristiana. Adesso magari muoio che attraverso un rosso e probabilmente starete pensando: è a me che me lo fa? Giusto! Però, come ben sappiamo, il cibo è cultura. E come ben sappiamo, McDonald's da ogni parte del mondo il cibo è sempre diverso in relazione ovviamente al paese, ai gusti che sono anche influenzati dalle tradizioni religiose. Quindi cosa ci aspetta dentro questo McDonald's? Adesso lo scopriremo. Per prima cosa apriamo la porta. Bene, prima impressione è un semplicissimo McDonald's. Hello? Yeah, I'm good. What's okay. Your best order? I want to see. It's prosperity. Okay, thank you so much. I check. Thank you so much. Bene, appena hanno visto che stavo facendo il video, mi sono venuti ad aiutare. 10 punti. Dicevo, tendenzialmente è un po' particolare, ma si presenta come un tipicissimo McDonald's come in Italia. C'è la parte per i gelati, l'ingresso e i classici pannelli dei menù. Adesso andiamo nella home, vediamo che abbiamo i classici burger, classici tra virgolette, Chicken Golden Prosperity Burger, già questo da noi non c'è, Double Chicken Prosperity Burger. Allora, intravedo una roba fritta, delle cipolle, va bene, questo lo prendiamo, lo prendo soltanto per voi. Ci interessa il menù? No, ok, aggiungiamo all'ordine. Poi però volevo prendere qualche altra cosa. C'è il menù famiglia, non ci interessa. E poi questa qui che dovrebbe essere un po' più delle pietanze appunto col riso, con le varie cose. E direi di prendere questa qua. Con quale bibita? Direi di non prendere cacate. Ah, qui abbiamo la Fanta Strawberry, non ci interessa. Medium Ice Lemon Tea. Questo qui che non ho capito che cazzo è, no, ma non lo voglio. Ma indietro. Non me ne vogliate, ma a sto giro prendo solo l'acqua. Abbiamo preso questo menù che dovrebbe essere un po' un menù asiatico. Pago con la carta. Vado, datemi un secondo che devo pagare. Hey, it's possible to eat here? Sure. Yeah, okay. Thank you. Ok, thank you. Questo tipo è gentilissimo. Mi ha detto, siediti, vengo io da te. Perfetto, sono sceso giù. Il McDonald's si presenta così. Ci sediamo qui, mi piace. È incredibile il potere di una videocamera, che cosa può fare. Intanto che aspettiamo il nostro cibo, vi dico che la vera avventura ancora deve iniziare. In questi giorni sono stato male, ho avuto la febbre, raffreddore, è stato un casino. Ho dovuto prolungare la mia permanenza a Kuala Lumpur. Ho sbagliato tutto l'abbigliamento, mi sono dovuto andare a comprare roba. Sono stati giorni un po' di check generale, però la settimana prossima comincerà la vera adventure. E intanto però facciamo un po' di sti video un po' commercial, food vlog. Thank you so much. Bene, ci hanno portato il cibo. Abbiamo un Big Mac asiatico e poi quest'altra scatola magica. Adesso scopriamo insieme. Allora, direi di andare prima con la scatola magica. La cosa interessante è che sopra c'è questa cosa con sopra scritto tendenzialmente si può mangiare solo per 2 ore. Thank you. Ah, ok. Ah, thank you. Ecco, dicevo io che c'era qualcosa che non andava. Avevano sbagliato panino. Questo è il nostro panino. Il nostro vero panino. Va bene. Apriamo la scatola. Faccio vedere. E all'interno ci troviamo del riso in bianco, del questo che dovrebbe essere pollo fritto, delle alici fritte, questo cetriolo, quest'uovo perfettamente circonciso e questa è la prima scatola. Andiamo invece col nostro double chicken. La confezione si presenta estremamente pacchiana. Andiamo ad aprirlo. C'è un odore di cipolla e di pepe immenso e si presenta così. Con cipolle crude, questa salsa c'ha un aroma fortissimo, mi ricorda molto il cibo indiano. E con questo dovrebbe essere i due chicken. Questo lo lasciamo per dopo, mi sembra quello più interessante a livello di assaggio. Andiamo prima
con il riso, l'uovo e il pollo. Ci hanno portato la forchettina. Il riso sa di riso, in bianco. Andiamo invece a provare questa salsa piccante. Ha un odore che ricorda il ketchup caldo. Va subito con uno sprint che ti brucia tutta la bocca in una maniera bestiale, che compenseremo mangiando riso in bianco, che un po' aiuta a stroncare. I cetrioli non li mangio. Andiamo con l'assaggio dell'uovo. Sembra, ha la consistenza di una soletta di scarpa. Sembra di mangiarsi un chewing gum. Visto che sono masochista, ci metto un po' di salsa piccante in modo tale che c'ha qualche sapore in più. Adesso andiamo con l'assaggio del pollo. L'impasto. Molto croccante, untissimo da fare paura e con un leggero aroma di piccante e molto 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 speziato. Andiamo all'assaggio. Un po' troppo stopposo per i miei gusti. E poi tutti questi aromi ti distruggono la bocca. Sento piccante di qua, pepe di là. Questo di spezia, un'altra spezia qua, un'altra spezia là. C'è sto coso, si sente tutto tranne che il sapore del petto di pollo. Questo me lo conservo per stasera. Direi di andare all'assaggio di quello che veramente ci interessava. Il double chicken asiatico. Un odore di cipolla allucinante. È ancora caldissimo. Andiamo con l'assaggio della cipolla. Bene. Meno male che stanotte non dormo in ostello con altra gente, perché sennò mi picchiavano dal feto che avrei potuto cacciare dalla mia bocca. È untissimo. Crasto in una maniera incredibile. Andiamo a assaggiare. Allora, la cipolla in bocca si sente tutta. Questa salsa è super speziata, come anche il pollo, ma super speziata a livello che non sento il sapore né della cipolla né del pollo. In complesso è molto morbido. Anche al secondo morso vi confermo che non sento nessun sapore se non quello di questa salsa, che è un misto fra un sapore di pepe e un sapore di peperoncino piccante. Tra l'altro ho notato che anche il ketchup che mi hanno portato in realtà è un chili ketchup, quindi a questi aromi e spezie e piccante proprio con la pala. Comunque a me il cibo così forte, se vi devo dire da un punto di vista culinario, sicuramente preferisco una bella carbonara. Da un punto di vista di mangiare, perché sto in viaggio, me lo finisco. Al terzo morso vi confermo che se McDonald's la facesse in Italia avrebbe già chiuso da un pezzo. Però a sto punto, visto che ci siamo, andiamo con altro piccante. Ho messo la salsa piccante, si è presentata come se fosse una sorta di marmellata, densissima. Vediamo un po' com'è. Paradossalmente spezza tantissimo, non è per niente piccante come tutte le altre salse, anzi ti aiuta a mangiare. È leggermente piccante ma molto dolce. Va bene, vediamo alla fine. Quando ho finito questo. Una volta finito, oltre ad avere una bella panza, la scena del crimine si presenta così. Sento più niente in bocca, cioè addirittura è talmente impregnata di piccante, di forte, di non so che cosa, che non riesco nemmeno a sentire mentre parlo che cosa sto dicendo. È talmente impresa di roba, come se fossi andato dal dentista e mi avesse anestetizzato tutto. Uguale, cambia un cazzo. Intanto buttiamo questo. E invece questo ce lo portiamo, ce lo mangiamo stasera. Thank you so much. Bye. Push. 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 Bene, cosa che non vi ho detto è quanto abbiamo pagato. E non per niente ho buttato lo scontrino poco fa, che me l'ho dimenticato. Ho pagato 30 monete locali. Dico monete locali perché ancora non so come si chiamano. Non attraverso, mi investono. Che sono all'incirca 6 euro. Ogni loro moneta vale 20 centesimi. Complessivamente, per un italiano, com'è questo McDonald's? Immangiabile. Cioè, non ci vedi. Cioè, al massimo, se venite, prendete il classico Big Mac. Non prendete altra roba. Non ho dubbi che non prendiate altra roba. Però, per essere sicuro, non prendete altra roba. È immangiabile. Io ancora adesso, sarà passato un quarto d'ora, non riesco a capire che cosa abbia in bocca. Niente. Se mi tocco la gengiva, non sento niente. A quest'ultimo video del progetto Snake è tutto. Vi prometto che questo canale non diventerà un canale di food vlog. Ogni tanto ci stanno, ma prometto che non lo diventerà. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille per sostenere il progetto. Vi mando un besito, come sempre. Ci vediamo al prossimo video domani.